to the smoke that passed through the light. We were sure that we'll be famous and rich soon. Easter blades day, till the fingers were aching. We never cared, we'll see what's the next day will bring to us. Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Ride to Live with My Bike. Siamo tornati dopo una pausa e intanto qua vedete un po' i nostri futuri ospiti fra qualche secondo. E come dicevo, siamo tornati dopo una pausa, la classica pausa estiva, e pronti con nuove avventure e nuove storie da raccontare. E niente, non sempre si parla di bicicletta perché l'avventura si può vivere veramente in mille modi, ma incontriamo questa sera, come vedete stanno ancora correndo, incontriamo William Droit, vi secco, William che abbiamo raggiunto in intervista, se vi ricordate, a gennaio, e che niente, ha fatto tanto e aveva due cose che gli mancavano da fare, no? Tra virgolette, due avventure. Una era l'Everest, giusto? Perché c'era... Intanto buonasera William e buonasera Elvis. Ecco, se riuscite a avvicinarvi un attimino al microfono, io vi allungo un attimo sul mixer in modo da sentirvi bene, perché come vedete... I due runner bellunesi stanno ancora correndo. Adesso si sono fermati perché ovviamente avevamo l'appuntamento, però loro sono ancora sul pezzo, nonostante il buio della sera, giusto? Esatto, siamo qua al fresco a Conegliano, in periferia. Periferia, abbiamo approfittato di queste ore per alleviare un po' la calura di questa giornata intensa e lunga. Bene, allora William, come si diceva in entrata, se si può dire, c'erano due cose che dovevi fare, no? Una ti era stata proposta il famoso, la linea retta, se così si può dire, la valle e l'Everest, però quello abbiamo detto che aspetti ancora un po', giusto? Quello aspetto ancora un po' perché devo ritrovare sintonia con l'Everest. Una montagnona dove anche dal punto di vista economico bisogna avere tanti soldi per scalarla e forse anche moltissima esperienza, prevedendo gli ultimi eventi anche un po' particolari che sono successi in Himalaya quest'inverno o anche l'estate. Allora, per adesso ci dedichiamo alla strada con Elvis. Ecco, e la strada era quell'altro obiettivo che ci aveva raccontato appunto William, che era il Giro d'Italia Running e che con ieri ufficialmente è diventato realtà. Sì, effettivamente è diventato realtà ufficialmente stamattina. Ieri c'è stato il trasferimento a Trieste. Stamattina alle 8 siamo partiti dalla Piazza Unità d'Italia, una delle piazze più belle in Italia effettivamente, e dopo aver fatto una visitina lì alla chiusura di Trieste, come mi ero ripromesso, come William ha accolto questo mio desiderio, anche per il posto attinente al mio lavoro, ci siamo poi incamminati correndo lungo la costiera per salire in Miramare, leggera salitina fino a Scolinare, poi direzione Gorizia e poi Romans. Però era veramente caldo oggi, quindi è stato un po' faticoso. Grazie a questa diretta stiamo un po' rallentando e quindi stiamo un po' recuperando energie, perché fino a 3 mesi fa correvamo quel buio, insomma. Siamo nella seconda maratona della giornata in Veneto, quindi la stiamo concludendo qui a Conegliano, San Bendemiano, zona Prosecco, quindi riusciamo quasi a tra poco a completare gli 84 km giornalieri, che si vedrà un po' così protagonisti per i prossimi 10 giorni. Ecco, ma ditemi la verità. Cosa è successo per realizzare questa avventura? Come mai
diciamo, chi è stato il folle che l'ha proposta e chi ha accettato, che è stato quindi l'altro folle che ha deciso di fare questa impresa, perché per me è veramente una cosa grandissima. Il copione è più o meno sempre lo stesso, come era successo 5-6 anni fa nella prima edizione della Venezia Marmolada. William propone e Elvis, ahimè, risponde, insomma. È sempre stata questa unità di intenti, è solo il gioco di squadra, però l'idea è partita sempre da Willy, quindi lui è la mente e io poi cerco di aiutarlo come braccio, insomma, per completare insieme a lui questa bella avventura. Quindi un bellissimo gioco di squadra, come funziona sempre. È fondamentale. Sai che io adesso inizio ad avere una certa età e i chilometri ne ho fatti tanti nella mia vita, quindi ho bisogno anche di un supporto possibilmente forte e sintonizzato con me, con le idee e con i sogni. Quindi tu pensa che ad Elvis avevo proposto le 20 maratone in 20 giorni, poi erano troppi, allora abbiamo deciso 11, quindi 20 maratone in 11 giorni. E Elvis ha detto, però aggiungiamone un'altra magari alla fine, se abbiamo ancora forza e voglia, magari domenica l'altra arriviamo a Vittorio Veneto, poi riprendiamo a correre fino a Belluno. Ne ha aggiunta una, ecco, volevo dire. Alla bene. Come non visto che i chilometri sono pochi, giusto, diciamo, le prime servono per riscaldarsi, no? E quindi le ultime servono per fortificare. Ma naturalmente vedi che adesso siamo qua in notturna a finire questa prima giornata, quindi i prossimi giorni dovremo un po' ricalibrare, magari partiamo presto la mattina, evitiamo le ore più calde, insomma cerchiamo di avere un buon ritmo e senza snaturare però sicuramente il progetto, quindi i due maratoni al giorno. Abbiamo mio cugino Silvano che ci segue col camper, adesso si aspetterà all'arrivo perché poi questa sera tardi arriviamo a Egna, perché domani ci saranno due maratone, la prima in Alto Adige e poi in Trentino, quindi 20 km per essere politicamente corretti, 20 km in Trentino, par condicio, e poi in Lombardia andiamo verso Bergamo per due maratone e così via, insomma. Ma ecco, prima di elencare un attimo i numeri che caratterizzano questo Giro d'Italia Running, no? La mia curiosità, appunto, voleva, tra virgolette, raggiungere quella che è uno l'organizzazione, che quindi ce l'avete già esposta, e l'altra è il come è stato scelto il tragitto. Perché, tra virgolette, tracciare 840 chilometri si hanno all'incirca qualche migliaio di possibilità, nel senso che ce ne sono strade, sono infinite. Come l'avete studiata? Beh, te lo dico io, rispondo alla seconda domanda. Il tracciato è nato in modo molto spontaneo. Abbiamo scelto, seguendo l'itinerario così dal nord, centro e sud, che ci ispirasse da un punto di vista proprio del percorso nella nostra vita, qualche luogo dove siamo stati magari da piccini, poi o altri posti dove non ci siamo mai stati. Abbiamo messo assieme un po' di sogni, mi inciampo qua, accidenti, un po' di sogni, un po' di voglia di esplorare questa Italia che è veramente grande, perché abbiamo scoperto tra l'altro anche molta distanza tra una città, una regione e l'altra, e così più che altro curiosità, sai, niente di particolare, però abbiamo messo assieme un bel giro che va a fondo nelle nostre vite, nelle nostre così visite sportive in giro per appunto le varie regioni e volevamo completare, ecco, questa Italia nel nostro modo che conosciamo, che è quello di correre. Stiamo scoprendo anche che non sempre la traccia reale corrisponde a quella virtuale, tipo ciclabili o piste pedonali, per quel poco che ci sono. Comunque dai, anche questo è un po' un handicap, che ogni tanto si può perdere qualche minuto e ci fa un attimo rielaborare il percorso, ma anche questo è il bello, insomma, dai. Quindi non ti scoraggiamo, è sempre avanti tutta.
qual è la regione per ognuno di voi, quindi sia per William che per Elvis, qual è la regione, a parte il Veneto ovviamente che rappresenta la vostra residenza, qual è la tappa che vi rappresenta di più a livello di, non so, di vita passata piuttosto che di gare fatte? Qual è quella che vi, secondo voi vi potrebbe di più emozionare? Ma guarda, ti dico io non vedo l'ora di andare in Toscana, lì ho fatto il militare nei paracadutisti della Folgore, quindi sono entrato, diciamo, ragazzino e sono uscito un po', non dico uomo, ma guerriero, dai, era nel tempo. Guerriero. Platoon, se ricordi quei film, dove c'era una calma internazionale che permetteva a noi di fare i guerrieri qui, senza andare in giro per il mondo, era molto... un mondo molto diverso da quello che c'è adesso, però mi ha lasciato tantissimi ricordi, quindi non vedo l'ora di tornare ad assaporare la terra toscana. Aspetta che mi è sparito il chiaro. Comunque la Toscana, ecco, per quello che mi riguarda. Adesso sentiamo Elvis. E Elvis? Adesso te lo passo subito. Allora, io mi sono già emozionato oggi con la prima tappa. Ritornando alla premessa di prima, stamattina abbiamo deposto con William, tutti e due, dove vado io va anche lui, delle rose blu e bianche, su una specie di altare che è stato riprodotto lì per i caduti lì in questura a Trieste, dove poi tra gli altri, non più importanti ma i più recenti, due anni fa, nel 2019, sono stati barbaramente trucidati due agenti, come i fatti di cronaca ormai li conoscono tutti, insomma, quindi è stato un po' così emozionante, veramente toccante. E la seconda regione, sempre per un motivo analogo, sarà la Sicilia, dove se riusciremo passeremo con William lì all'albero di Falcone, quell'albero alla memoria che è stato così istituito lì di fronte alla sua casa, per deporre sempre un altro mazzo di commemorazione per non dimenticare, insomma. Queste sono i due principali, le due principali regioni che mi hanno emozionato oggi e mi emozioneranno, insomma. Ma penso che troveremo anche sicuramente delle emozioni lungo tutto il tragitto per altri motivi, insomma. Quindi sarà un viaggio, appunto, per non ripetersi, molto emozionante. Bello, bello come... bello sapere, insomma, ecco, che questo viaggio è mosso e alimentato anche da ricordi, no? Ricordi della vita, ricordi passati importanti di crescita, di lavoro, di famiglia. Infatti ricordo anche che William parlava quando, appunto, a gennaio, quando così raccontava di questo sogno, di questa avventura in giro per l'Italia. E raccontava come gli sarebbe piaciuto fermarsi appunto nelle singole tappe in punti che avevano caratterizzato anche la sua vita. Aveva parlato appunto del militare, aveva parlato di ricordi di famiglia, insomma, varie cose che hanno fatto parte, insomma, della crescita, ecco, di Williams quando ce lo raccontava. Sì, sai che secondo me l'avere la fortuna anche di avere girato anche dal punto di vista, a parte militare o per lavoro, però dal punto di vista sportivo, ci ha lasciato molti ricordi buoni, perché sei in ogni evento sportivo di un certo livello, o anche sicuramente da un punto di vista dell'atleta normale, ti rimane un bel ricordo, no? Sei accolto, sì, sei volato in luoghi magari particolari dove c'è, nel caso nostro, molta fatica che accomuna concorrenti e serietà che accomuna gli organizzatori, quindi ti rimane qualcosa di particolare. Io ho un ricordo bellissimo, ad esempio, la Val d'Aosta, nelle gare sul Monte Bianco lì, o se no a Cesenatico con la Nove Colli, e abbiamo, vedi, sarebbe un po' difficile elencare tutto, a dire il vero, quello che cerchiamo di raccogliere da questa Italia, e secondo me è un paese meraviglioso che a noi sicuramente ci ha regalato tanto, ecco. E già oggi, anche se sembrava pianeggiante, non è proprio un paese pianeggiante, ma questo lo sapevamo, insomma. Da Trieste, per alzarsi su un attimino,
Abbiamo detto, beh, se questo era l'inizio, insomma, per fare la gamba, bene, bene, dai. Beh, allora, parlando un po' un attimo di numeri, visto che si parla di pianura, ma pianura proprio non è, perché ovviamente questo viaggio sarà lungo 840 chilometri e con un dislivello di oltre 10.000 metri. Due runners, quindi i due ultramaratonetti William Daroit e Elvis Secco, un sogno che alimenta questa passione, ma oltre che un sogno, vorrei dire anche una grande passione, perché comunque la corsa fa parte della vostra vita, penso l'ha sempre fatta, o mi sbaglio? Sì, sai, la corsa in questo momento della nostra vita rappresenta anche un modo per rimanere in forma, per continuare a sognare, perché ti dirò che già oggi noi correvamo sotto il sole cocente a mezzogiorno nel Friuli, e o se no un attimo prima, quando avevamo il mare a sinistra, e ci sono venute in mente idee particolari per i prossimi anni. Quindi, che ne so, la gara al deserto californiano, ritornare in Grecia, Spartatron e queste cose qua, insomma, dai. Quelle pedonate a 300 chilometri, insomma, dai. C'è un modo singolare per, da un certo punto di vista, rimanere giovani sportivamente, perché non siamo mai, non dico contenti, però neanche mai considerati, non ci siamo mai considerati arrivati da qualche parte, siamo sempre alla ricerca di emozioni nuove, e vedi che molte volte basta che ci troviamo, siamo già in sintonia e ne escono di nuove di belle storie sempre, sempre. Però vorrei dire anche che è una fortuna procedere con questo carburante, no? Con la voglia di far qualcosa di nuovo, di esplorare, di ricercare, sempre questa continua ricerca, che non è almeno penso, non è la ricerca di una realizzazione, ma è una ricerca di esplorare. Cioè non è realizzarsi per diventare chissà che, ma è la voglia di esplorare. No, già essere qui al primo giorno, già partire, è già qualcosa, come tanti ce l'hanno detto, insomma, ci vuole coraggio per mettersi in gioco, anche perché non è detto che ci riusciamo, noi ci proviamo, e comunque le motivazioni ci sono, e come dici te, non è il fatto fisico in sé che ci spinge a farlo, appunto il buttarsi, no? Appunto l'esplorazione fuori, ma anche dentro noi stessi, insomma, come dire, dai, che ci proviamo ancora. E già questo status mentale, insomma, ci garantisce una sorta di un'immensa soddisfazione e quasi già un appagamento, no? Quindi, certo, è il risultato. Ci sono... Vedi che, scusa, per esempio, quindi facciamo due maratone al giorno e sicuramente non siamo qui a guardare il cronometro e il tempo al chilometro, cerchiamo di andare. Altrimenti non ti avremmo risposto, Luca. Non immagino. La prendiamo così, e in modo di... Beh, sicuramente siamo partiti tranquilli perché dobbiamo farne 20. Però è un modo anche tutto sommato gradevole di guardarci attorno e assorbire il più possibile dal percorso che stiamo facendo ogni giorno, insomma. Anche visivo, colori, profumi. C'era un profumo di biscotti e di plum cake, guarda, 2 chilometri fa, che c'era una roba. Poi ci hanno svelato che lì vicino c'era la fabbrica della Colussi, quindi insomma, per dire, però. Abbiamo fatto un bagno così di profumi, mamma mia, che roba. Per dire. Chantilly e via dicendo, quindi ogni tanto ripaga. E vedi, in una maratona normale, probabilmente, a, che ne so, a 3,50 km col cavolo che sentivamo il profumo dei biscotti. Diciamo, no? Che non ti godi il viaggio tanto quanto te lo stai godendo adesso a 3,50. Cerchiamo di assaporare tutto. Adesso però sei... Dimmi. Prima mi hai fatto venire in mente una cosa. Prima hai raccontato di come durante la vostra prima parte della giornata, la prima maratona, avete già programmato altre avventure, avete già pensato di essere in altri posti, no? E mi hai fatto venire in mente come a volte ci si possa, tra virgolette, identificare in due persone, no? Quello
che nel viaggio, nella propria esplorazione, si immagina di essere, non so, a correre a New York mentre sta arrivando con la gente che l'applaude, e quello che invece mentre sta facendo il suo viaggio pensa già dove potrebbe essere il prossimo. E secondo me sono due motivi che alimentano il viaggio, che lo rendono veramente speciale, no? Sì, sì, anche perché la mente in questi momenti qua, dove siamo magari uno gli sta davanti, io corro dietro su queste ciclabili o magari marciapiedi stretti, quindi siamo assorti nei nostri pensieri e stando bene non avendo problemi di siamo tranquillissimi, quindi ci possiamo permettere appunto di riuscire ad essere così catapultati in mille modi fantastici, naturalmente in questo caso sempre sportivi, ma insomma è sempre qualcosa di particolare per noi e che ci piace, ci manda in estasi, perché siamo sempre noi due ragazzini, sì. Oggi siamo distaccati dal lavoro, finalmente un po' di vacanza, questa sarebbero le nostre ferie, cioè sarebbero, esatto. Poi, ferie on the road. Esatto. Nelle avventure precedenti, io dico scherzando, che sembravamo due scappati di casa, un po' tutti che andavano in giro. Adesso questa volta siamo anche sponsorizzati, si legge sulle magliette, ma con Action. Sembriamo semiseri, dai. Sportway di Ponte nelle Alpi. Ecco, no? Chi è che vi sponsorizza in questa avventura? Appunto, ci sponetto a Sportway, il negozio di scarpe a Ponte nelle Alpi, il negozio tecnico, e con Action, un nostro amico che ha una, qui a San Emiliano, una zona industriale, ha una prestigiosa ditta di elettronica. Hanno questa maratona qui in zona sua, insomma. Esatto, siamo stati gli ospiti. E ci hanno accolto veramente in un modo spettacolare, anche i suoi dipendenti prima, e insomma abbiamo passato una giornata proprio bella. È bello anche questo modo di esplorare, di raggiungere i punti di chi vi aiuta, vedere le realtà che magari non conoscevi. No, difatti, figurati. Era un po' un magari girare al margine di questi mondi, invece adesso ci siamo quasi, no, siamo stati invitati anche a farne parte, quindi siamo contenti. Allora, okay, stavo guardando i chilometri. Prima mi hai detto che una volta sembravate degli hippies, questa sera così illuminati da soli nel buio mi sembrate un po' da film dell'orrore, però due persone che scappano alla ricerca di qualcosa. Ridendo e scherzando, visto che non abbiamo le due ore della precedente chiacchierata che abbiamo fatto con William, e le ultime due informazioni, quindi Giro d'Italia 11 giorni, 2 runners, un sogno, 20 regione, 20 maratone, quindi la bellezza di 80 km, quindi 2 maratone al giorno. Che 10 molto metri. Scusa, noi siamo, sai, col termine ultramaratoneta si identifica qualcuno che di solito va oltre la distanza della maratona, che sì, è una cosa che noi abbiamo fatto molte volte, quindi abbiamo imparato un po' che allenandosi bene noi siamo abbastanza preparati e quindi non abbiamo buttato là sta cosa, ci siamo, sono anni che, dimmi, sì, abbiamo problemi con l'orientamento perché ci siamo... Ma adesso vi lasciamo tornare alla vostra corsa, l'unica cosa appunto è, come dice William, non sono due atleti improvvisati, ragazzi, sono ragazzi o quasi ragazzi che hanno fatto gare anche di oltre i 150-200 km, quindi insomma gente che ne sa. Intanto Gianluca Roversi ci chiede se stasera avete il prosecco pronto, e con questo l'ultima domanda, che poi magari se ci sarà la possibilità vi recupereremo anche nelle prossime sere, no? L'ultima domanda, ovviamente siete presenti nei social, per chi volesse correre un tratto con voi, è possibile? Come può fare a contattarvi? Dove può vedere il vostro tragitto? Qualche informazione utile? Beh, sarebbe gradito l'accompagnamento. Anche oggi abbiamo avuto appunto molte persone che hanno fatto qualche chilometro con noi. Sui social noi abbiamo le pagine Facebook, dove andiamo sicuramente, basta fare scorrere un po'
le fotografie, i post, si trova il link dove c'è, forse quello proprio di Connection, sì, dove c'è il programma giorno per giorno, dal primo all'ultimo giorno. Quindi... Esatto, è scritto bene. E poi faremo una diretta con Cesco Netto, con il negozio Sportway la sera, e diremo dove siamo stati e dove andremo il giorno dopo, quindi in teoria chi vuole può capire anche cosa faremo il domani. Bene, quindi, ottimo. Quindi ci sarà la possibilità, insomma, di seguirvi, e per chi vuole magari... da qualche parte. Ma sai che io parto sabato e domenica per un viaggio in Veneto. Facciamo, sì sì, la moglie mi ha dato l'ok, quindi con un gruppetto di amici ci facciamo sti 400 chilometri in giro per il Veneto. Però saperlo oggi, cavolo, ci saremmo organizzati magari in qualche regione diversa. Però insomma, dai, sono certo che la prossima avventura non tarderà ad arrivare per voi, quindi insomma, ne riparleremo volentieri. Guarda, basta che ci sia asfalto a pestare noi. Bravissimi. William, Elvin, in bocca al lupo, grazie mille, buon proseguimento e in bocca al lupo soprattutto per questa grandissima avventura. Complimenti, e poi non mancheranno appunto la possibilità di risentirci. Grazie mille ragazzi, mi raccomando, correte piano questi ultimi chilometri. Ciao ragazzi, ciao. E con William e con Elvis appunto abbiamo chiuso questa sera il collegamento, dopo una pausa estiva insomma che ci ha permesso di riposare, di tirare un po' le somme di questi primi 8 mesi di A Ride to Live with My Bike. Questa sera un collegamento veloce, un collegamento comunque molto interessante, questo Giro d'Italia running, 840 chilometri, 10.000 metri di dislivello, ma soprattutto come sempre la passione che alimenta lo sport e quello che c'è. Vi ricordo che la grafica è cambiata perché, ahimè, ho terminato la prova gratuita di StreamYard, quindi sono tornato alla grafica, quella base, quella gratuita. Comunque, pagina facebook.com, Ride to Live with My Bike, dove metteremo i vari appuntamenti. YouTube.lucamares.it, gentilmente, se avete voglia di seguire il nostro canale, dove ricordo che vengono pubblicate tutte le nostre chiacchierate online, e instagram.lucamares.it. Dopo ricordo che si può sentire anche su spotify.lucamares.it tutti i collegamenti veloci, ma che danno la possibilità di arrivare e ad ascoltarci. Grazie mille, buona serata e buon proseguimento. Ciao.